Come diceva Massimo nel suo intervento, quello che vi ho letto prima, la casa è un diritto. Casa è un diritto, non è che si può vivere senza casa. La casa deve essere garantita dalla pubblica amministrazione alle persone che se la possono comprare, e quelle che non se la possono comprare deve essere data, se no stanno in panchina. Dove stanno? Sotto i ponti, sotto i ponti. Ecco, l'amministrazione comunale di Cagliari non la pensa così, si disinteressa totalmente del problema della casa, che è un problema assolutamente primario. Cagliari perde, come sapete, migliaia di abitanti ogni anno, e non li perde per scelta culturale. Chi pensa questo, chi pensa che i giovani trovino, come dire, romantico andare a vivere a Monastir, a Dolianova, è un cretino. I giovani sono costretti ad andare a comprarsi la casa dove costa molto meno, perché a Cagliari c'è, come dire, una combinazione tra interessi immobiliari che sono portati a far crescere i prezzi il più possibile e quindi a eliminare qualunque concorrenza, anche quella calmieratrice dell'edilizia pubblica, questo è chiaro, da un lato questo, e dall'altro lato il comune che non prevede nei piani urbanistici, nelle iniziative, nessun intervento di edilizia sociale. Questi dovrebbero, come ha insegnato Bologna, ma come ha insegnato tutta l'Europa, i primi interventi per favorire le giovani coppie, per favorire le famiglie, le coppie di fatto, le coppie gay, tutti quelli che vogliono avere una casa e vivere in una città, dovrebbero partire dal recupero e dalla riqualificazione del patrimonio edilizio. E solo come ultima ratio costruendo nuovi quartieri, esattamente l'opposto di quello che si fa a Cagliari. Cagliari è una città sprecona e sciatta. Abbiamo visto camminando nel largo Carlo Felice, io non so se le persone in una città olandese, in una città belga, in una città, ma ormai in una città spagnola, tollererebbero dei marciapiedi sconnessi, i muri sporchi, le panchine che fanno schifo, messe in mezzo ai parcheggi come succede via Roma. Ecco, c'è questa disattenzione totale, che è sciatteria sostanzialmente, è un problema di natura culturale. Ecco, con Massimo Zedda, sindaco, noi vogliamo far fare un salto di qualità proprio al governo della città, dalle piccole cose che il comune deve fare, alle grandi cose, alle cose medie come questa, risolvere questo problema, ma un'amministrazione che non è in grado di risolvere un problema come questo. Ma qua è contenzioso e con Caide c'è una disputa, per fare i lavori li vogliono mandare via, loro non vogliono andare via, il comune gli deve trovare un altro assenso. C'è un contenzioso fra il comune e un negoziante. Io non so da che parte sia la ragione, ma di fatto un'amministrazione che non è in grado di risolvere un problema del genere, come può cambiare il mondo, come può generare sviluppo, come può cambiare le cose?